Ti chiedo scusa, lo ha detto in lacrime abbracciando Anthony Iannarilli, il giovane centrocampista del Borgo Abugiano, candiano, protagonista nell'azione del grave infortunio del portiere Granata. Ieri pomeriggio, così come oggi, scritto anche da Corriere dello Sport e Gazzetta dello Sport, Candiano si è recato all'ospedale di Lucca per incontrare Iannarilli e chiedergli scusa. Un incontro breve ma toccante, hanno puntualizzato i presenti. Iannarilli e Candiano hanno parlato per qualche minuto, così come nel corso della giornata avevano fatto l'allenatore del Borgo, il preparatore dei portieri che ha vissuto lo stesso dramma di Iannarilli e poi il DS del club toscano, Maurizio Tanfani. Proprio Tanfani ci racconta l'incontro con il portiere della Salernitana. Mi sono sentito come da uomo di vita, di sport e come mi sono presentato alle vostre televisioni di essere a disposizione dei ragazzi. Ho voluto incontrare la famiglia, portandogli i colori sociali della mia società. Addirittura è andato il nostro allenatore dei portieri, ha avuto anche lui la stessa situazione, è ripreso a giocare, il ragazzo, ho visto, anche si è sentito abbastanza protetto. Io gli ho detto: dai, forza, perché la vita continua, il calcio è tanto, lo capisco. Può raccontarci anche l'emozione di Candiano, volontario protagonista dell'episodio, che incontra Iannarilli? Ragazzo del 92, alla prima esperienza in Lega Pro, che addirittura aveva giocato addirittura 10-12 gare in primavera e poi a Siena. Un ragazzo bravissimo, è tutta la settimana che se ne fa una colpa. D'altronde noi abbiamo dovuto anche operare sul nostro ragazzo, dice: addio, ma tu sei mi andato per dire, si dice alla Fiorentina, a colpirlo, cioè, purtroppo è stata una scivolata fra tutte e due e lì ha voluto che questo scontro sia andato a colpire la mezza. Che cosa si sono detti Candiano e Iannarilli? Ma ho visto, c'è stato un abbraccio, un saluto e le parole "dai, forza, dai", credo sia stata la frase migliore. Si vedeva le lacrime da parte dei ragazzi e purtroppo va capito, ve lo lascio pensare a voi. Ecco. Il decorso post-operatorio di Iannarilli infine prosegue senza particolari intoppi. Tutti gli accertamenti clinici effettuati fin qui, anche in mattinata, stanno evidenziando i progressi del calciatore, operato d'urgenza domenica scorsa per l'asportazione della milza dopo il violento ma fortuito scontro di gioco con Candiano. Iannarilli, che stamattina si è alzato dal letto, dovrebbe restare in ospedale ancora per qualche giorno. Potrebbe essere dimesso nel fine settimana. Grazie a tutti per l'affetto, tornerò presto, ripete spesso in questi giorni Iannarilli ai compagni di squadra e dai tanti calciatori, amici e tifosi che lo stanno incoraggiando dopo il grave infortunio subito.